Salve a tutti ragazzi, benvenuti nella Coronella, vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e in più vi ricordo che in descrizione ci sono i miei link di affiliazione Giants, dove potete usarli per comprare i vari DLC che sono usciti o che usciranno, oppure potete usare il codice partner Andrew89 e se lo fate ragazzi vi ringrazio in anticipo. Allora eccoci qua, siamo tornati sulla Coronella, dove sto, come potete vedere, sto passando il rullo al mais che ho seminato l'ultima volta. C'ho da passare l'erbicida al campo dove c'è l'orzo, che mi sono dimenticato sicuramente di passare il sarchiatore, e l'ultima volta abbiamo fatto insilato con la mod quella Agibag, in pratica abbiamo fatto un enorme saccone, e una bella mod dove a me mi è piaciuta tantissimo e che riutilizzerò sicuramente, perché è un metodo molto veloce per fare l'insilato ed è molto, diciamo, abbastanza comodo. Insomma, l'unico neo di questa mod è per caricarlo, che dobbiamo per forza farlo con un caricatore frontale o con, insomma, una benna, una pala gommata. L'unica cosa è questa, però è molto veloce per fare l'insilato, quindi è una mod che vi consiglio, che trovate, io l'ho trovata su Kings Mod, quindi sui siti esterni, quindi soltanto per PC. E se vi siete persi il gameplay, raga, non sapete di cosa sto parlando, c'è il link in descrizione, quindi vi invito a vederlo. Quindi oggi andremo a comprarci un nuovo trattorino. Allora, è uscita la patch 1.7.1 ieri, e la parte più importante di questa patch, ragazzi, è sicuramente l'introduzione dei trattori. Sono stati messi i trattori Valtra, le serie A, N, T e Q, che oggi andremo a vedere, e ne compreremo uno di questi. Tanto qua andiamo a staccare il tutto, compreremo un trattorino, diciamo quello un po' più piccolino, dove lo andremo a utilizzare soprattutto per le stalle, quella delle mucche principalmente e quella delle pecore, perché insomma trattorino un po' più piccolo mi serviva, quindi colgo l'occasione di questi nuovi trattori che sono usciti con l'aggiornamento. Quindi raga, sono gratuiti, basta aggiornare il gioco alla patch 1.7.1 e ve li ritrovate in gioco. Allora, intanto volevo farvi vedere un'altra cosa. Allora, calcolate, non vi ho detto l'ultima volta che io ho fatto il saccone. Ho finito di terminare, insomma ho raccolto tutto l'erba del campo, quello che avevo affittato, e ho fatto in totale 150.000 litri di insilato, quindi è uscito un saccone molto grande. Quindi ragazzi, quando usate questa mod, quando fate il saccone, insomma mettetelo in una parte molto spaziosa, perché si allunga tantissimo e richiede insomma tanto spazio. E ho scoperto, ragazzi, un'altra cosina: io l'ho avvicinato qua e la stalla me l'ha caricato direttamente, raga, quindi sicuramente ci starà il trigger proprio qua fuori, quindi se l'è preso già quasi tutto, quindi adesso vedete l'insilato è pieno, quindi non ho dovuto caricarlo e scaricarlo qua, quindi è stata veramente una grande svolta. Quindi la prossima volta, raga, che faremo il saccone, lo inizierò proprio da qua davanti, in modo tale che se lo prende in automatico, raga, non devo fare veramente nulla. Ok raga, a posto, questo volevo dire. Quindi qua ci manca adesso la paglia, che poi andremo a portare quando trebbiamo l'orzo, e il fieno, che adesso ho qualche ballettina qua, quindi poi ce lo andremo a mettere. Ok, e questo era tutto, insomma. Qua le mucche avevo già comprate, no? Sì, mi sa di sì, no? Ok, quindi qua ci dobbiamo mettere soltanto, sì, ci dobbiamo mettere l'acqua, ce l'ho. Sì, dobbiamo mettere soltanto un po' di... dobbiamo mettere, finite, mettere questo, insomma, il fieno qua e la paglia, ok. Quindi torniamo in farm e ci andiamo a comprare il nuovo trattore. Ce lo facciamo portare direttamente in farm. Allora, andiamo a Valtra.
Andiamo a vedere questi trattori nuovi che ci abbiamo nel gioco. Allora, ci abbiamo il Valtra A Series, eccolo qua, il Valtra N Series, il Valtra T Series e il Valtra Q Series, eccoli qua, questi qua. Noi allora, mo non ve li faccio vedere proprio tutti, ma andremo a vedere il Valtra A Series che andremo a comprare. Però, possiamo andare avanti il tempo? Non lo so, perché devo passare l'erbicida. Vabbè, dai, facciamolo perché volevo andare avanti il tempo in modo tale che mi rientrava qualche soldino. Però, mo, dai, mo me li faccio ridare altri po'. Tanto, raga, qua mo facciamo soldi a palate, sicuramente, con tutte queste produzioni. Mo l'ho, sono tutte attive, raga, eh. L'ho risistemate un po' tutte. Quindi, mo, tutto a vendita automatica. No, queste sto a generare. Io invece di generare, io me le metto a vendita, raga. Meglio, così mi arrivano i soldi. Vendita. Strawberry, questo lo vendiamo. E questo lo mettiamo a vendita. Vediamo un attimo le altre come stanno messe. Questo sta a vendita. Queste stanno a distribuzione, le serre. Lo zuccherificio sta in distribuzione. Poi che ci abbiamo qua? Queste stanno in distribuzione. Barbabietole tritate stanno in distribuzione. A posto, no? Ok, perfetto, dai. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, a questo punto, vabbè, ormai l'ho fatto il debito, poi mandiamo avanti il tempo dopo. Andiamo a vedere il Valtra A-Series. Allora, partiamo da questo, quindi c'ha una potenza base di 105 cavalli, 40 km/h. Vediamo come possiamo configurarlo. Possiamo mettere il montaggio frontale a 3 punti, oppure la zavorra. Possiamo mettere a 120, 240, 360, 480 e 600 kg. Allora, io quasi quasi mi metto ci metto questa zavorrina qua, perché mi servirà l'aggancio del caricatore frontale. Ok? Che questo ve l'ho detto, insomma, come avevo detto prima, lo userò. Mi servono le forche, lo userò soprattutto per la sta per le stalle. Poi possiamo mettere marche le gomme Trelleborg, Michelin, Continentals, Midas, BKT e Wedestein e Nokian Tyres. Noi lasciamo le Trelleborg. E poi abbiamo una marea di configurazioni delle ruote, standard, pesi ruote, pneumatici larghi. Larghi più contrappesi, larghi 2, larghi più contrappesi 2, pneumatici stretti, doppie ruote, raga, un'infinità di configurazioni. Io mo ci lascio quelle standard. Abbiamo messo il caricatore frontale qui. Allora, il motore possiamo scegliere da 105 cavalli oppure A105 High Tech 4 da sempre 105, che cambia? Boh. Questi due che cosa cambia, raga? Io non capisco. Ah, forse il cambio può darsi, perché vedete là c'è una leva e poi scompare se metto questa. Forse sarà il cambio automatico, non lo so, raga. Manuale più power shift, no. Vabbè. Poi abbiamo quello da 125, anche 135, quello è il massimo 135. Quindi io penso che 105 cavalli ci possano bastare. E la cosa bella dei Valtra, raga, che a me non è che mi fanno impazzire tantissimo, questo trattore finlandese, la cosa bella è che possiamo configurare il colore come più ci piace. Quindi vi potete sbizzarrire, insomma, quello che più vi piace. Io mo lo lascio, vedi, possiamo farlo grigio, insomma, quasi quasi lo lascio rosso io. Che ne pensate? Sì, dai, facciamolo rosso, colore cerchioni, ok, e ce lo possiamo andare a comprare. Perfetto. Quindi, ora andiamo a provare. Anzi, qua ho pure sbagliato, mi servivano le ruote strette. Vabbè, vabbè, no, no, poi casomai l'erbicida ce lo passo io dopo. Mi serve il caricatore frontale, dove devo comprare. Allora, caricatori frontali. Prendiamo questo qua qui. Possiamo fare pure rosso volendo.
Facciamo qua l'astrattore. Bello, no? Lasciamolo così, rosso e nero. Ok, perfetto. Sì, compra. E mo mi ci vado a comprare l'attrezzuccio. L'attrezzuccio per le balle. Che sarebbe questo, trasportare le balle. Oppure che ci abbiamo? Vediamo un po' un attimo. Tra le mod se c'è qualcosa. Allora, per le mod ci sta o questa della Stall Leon. Qua, vediamo un po' questa com'è. Leon. Questa forse è più comoda. Vedete, due balle, tre balle. Però io ho quelle tonde. Forse non è indicata per quelle tonde. Questa è buona per quelle quadre. E no, niente, questa no. Possiamo prendere questa? Dai, prendiamoci questa qua, dai. A posto. Ah, potevo fare rossa, vabbè, dai, uguale. Ok, raga. Eccolo qua, raga, dentro. Vabbè, raga, i trattori della Giants. Non c'è niente da dire. I modelli Giants. Bello, no? Ok. Allora, ora andiamo, portiamo subito alla stalla. In modo tale che andiamo a caricare qualche ballettina. Oh, guardate qua che bello. Valtra a Sirius. Sirius. Ok. Perfetto. E quindi così abbiamo fatto un altro bel trattorino. Poi ci andrò a montare le ruote strette, perché così casomai ci andiamo a passare l'erbicida. Ok, no. Quindi mo poi la prossima volta vediamo un po' di iniziare a trebbiare l'orzo e ci abbiamo poi anche da fertilizzare la seconda volta le mandorle. Così poi più avanti andremo a fare anche l'olio di mandorla. Quindi abbiamo un sacco di cose da fare qua sulla coronella. Però mi devo un attimino, raga, organizzare, perché non è che me la sto giocando proprio benissimo sta partita. Perché è un po' troppo incasinata, raga. È un po' incasinata sta coronella e quindi non c'ho la stessa voglia di giocare come non c'ho la stessa voglia di giocare la mappa come la mappa Italia, raga, non c'ho la stessa voglia, quindi un attimo, diciamo, riorganizza un po' le idee qua. Vabbè, comunque. Allora, io mo tanto intanto ce le metto, raga. Io poi tanto poi devo rifare di nuovo finagione. Quindi mo pure se ce ne ci vanno quasi tutte. Ma se riusciamo a prenderne due, vabbè, stanno troppo. Mettiamoci di qua. Vediamo se riusciamo. Ok. Oh dai, lascia. Guardate se lascia. Mamma mia, oh. Ah, l'insilato questo, mo, pian piano che ci serve, raga. Se lo prende, quindi veramente una svolta l'insilato. Io volevo prendere, se vi ricordate, avevo detto di volevo affittare dei campi a mais e fare l'insilato proprio qua per le mucche, ma a sto punto non lo facciamo più, perché ormai calcolate l'insilato, ma lo facciamo così, raga. Tanto mi servirà soltanto per qua, non è che quindi lo lasciamo così, mi serve soltanto qua per la stalla. O qua mi mancherà soltanto la paglia, che poi quindi andrò a prendere dall'orzo. Ok, raga, bello, no? Che ve ne pare? Carino, dai. Vabbè, io direi per il momento, raga, possiamo pure terminare qua, no?
Quindi questo sarà il suo lavoro. Useremo qua per le stalle. Ok. Ma quanto stiamo più o meno? Allora, fieno 44.200, ok. Io penso prendiamo altre due e stiamo a posto qua. Poi manca soltanto sta paglia, che sono stato a vedere, ragazzi, la potevo comprare da qualche parte, ma non ho trovato nulla. Non ho trovato proprio nulla per comprarla, quindi niente, me la devo fare da solo. Così è. Ok, a posto. E qua stiamo a posto così, ragazzi. Oh, perfetto, perfetto. Vabbè, ragazzi, concludiamo qua l'episodio. Io mo mi vado a passare l'erbicida al campo numero questo qua, dove c'ho l'orzo. Allora, vediamo un attimo. Il 24, sì. Ma io qua poi al 25 poi sto a pensare, no, ho messo il mais, secondo me, perché per fare l'insilato. Poi vabbè, lo faremo uguale, quindi, oppure faremo la granella. Vediamo un po' cosa possiamo fare col mais, perché tanto ci starà sicuramente qualche produzione che usa il mais, sicuramente, quindi possiamo pure usarlo in un altro modo. Quindi io, vedete, a parte lo devo arare, naturalmente. Sì, l'erbaccia voglia se ci sta, quindi vabbè, da passare, dai. Ok, ragazzi, spero vi sia piaciuto il video. Lasciate sempre un bel pollicione all'insù e iscrivetevi al canale. E vi ringrazio come al solito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!